L'autostima è un aspetto fondamentale della nostra psiche, legato a quanto l'immagine ideale che abbiamo di noi stessi è coerente con l'immagine reale che noi percepiamo di noi stessi, con quanto riusciamo a essere sempre più coerenti con ciò che realmente dentro sentiamo e pensiamo. Un buon esercizio per sviluppare l'autostima che ti propongo è quello di trovare una coerenza sempre maggiore fra quelli che sono i tuoi pensieri, parole e azioni. Se vi è coerenza fra pensieri, parole e azioni, allora l'autostima cresce, perché l'immagine che abbiamo di noi stessi diventa sempre più solida e forte. La questione è riuscire a trovare questa coerenza, perché molto spesso siamo presi da migliaia di pensieri che continuano ad alternarsi, a volte nell'arco di minuti, a volte nell'arco di giorni, settimane, rendendoci la vita molto confusa. La questione è quella di riuscire a riordinare i nostri pensieri, riordinare ciò che accade dentro di noi, riordinare quindi anche quelle che sono le nostre attività di tutti i giorni, le nostre parole, le nostre azioni. Quello che ti consiglio di fare è iniziare dall'esterno, da portare quiete, da portare ordine, da riuscire a collocare tutte le cose della tua vita, a partire da quella che è l'organizzazione stessa della tua vita, della tua quotidianità, di quello che fai regolarmente ogni giorno. E poi arrivando sempre più in profondità, introducendo in essa anche tutta una serie di pratiche meditative, lo yoga, che aiutano a calmare la mente, ad arrivare a rendere meno densa quella fitta coltre di pensieri che ogni giorno ci portano a non percepire più noi stessi. Quindi calma, ferma la mente, pratica e così inizia a portare coerenza, focalizzandoti su quelli che sono i tuoi valori di base, quelli che sono i valori per te più importanti nella vita. Vuoi essere una persona calma? Impara a essere calmo, parla con dolcezza, parla con quiete, inizia a introdurre nella tua vita situazioni che ti aiutano a raggiungere sempre più questa calma. Qualsiasi siano i tuoi valori, quello che per te è importante, se riesci a rallentare, a portare chiarezza, poi sarai sempre più in grado di portare coerenza. E più porterai coerenza e più la tua autostima crescerà, perché l'autostima è strettamente legata alla coerenza. Se io ho un'immagine di me solida, coerente nel tempo, allora l'autostima cresce, diventa sempre più forte, sempre più stabile. Quindi domandati quali sono i miei pensieri, quali sono le mie azioni, quali sono i miei comportamenti di ogni giorno e cerca sempre più di portare coerenza con la consapevolezza che questo obiettivo, questo stesso ideale è qualcosa che necessita di tempo per essere realizzato, per cui datti tempo, però fallo con calma, giorno dopo giorno, sempre di più, cerca di portare equilibrio, cerca di portare ordine, fino ad arrivare a quelli che veramente sono i punti saldi della tua vita, renderli coerenti nella tua vita, far sì che essi permeino tutto e completamente la tua esistenza. Questo ti aiuterà naturalmente a sviluppare sempre più un senso di fiducia e autostima nella tua vita.